meglio, caro signor Loiato, non sono come voi. A tutto rinuncerei, tranne che a una tazzina di caffè presa tranquillamente fuori dal balcone. ma un caffè come lo faccio io, si intende? Con questa macchinetta, se ne possono fare due tazze, però se ne possono ricavare pure tre, nel caso ci sta la terza persona. Io il caffè me lo tosto da me, pure voi? Fate bene, perché la cosa più difficile è indovinare il punto giusto di cottura. Il colore a manto di Monaco. L'acqua poi deve bollire per lo meno 4 minuti. È un piccolo segreto, piccolo ma importante. Poi prima di colarla nella parte interna della capsula bucherellata, bisogna cospargere il fondo così, mezzo cucchiaino di polvere fresca appena macinata, in modo che nel momento della colata l'acqua bollente già si aromatizza per conto suo. Ancora un altro consiglio. Mentre sta passando, questo coppettiello di carta, perché il fumo denso del primo caffè che scorre, che poi è il più carico, non si disperde. Che sto coppettiello pare niente. Eppure c'ha la sua funzione. Perché io lo metto sul becco, ecco. E sul beccuccio, chiaro? Signori, sono scapolo e posizionato. Modestamente, alla fine dell'amore. Sì, canto. Tenore al San Carlo di Napoli, sia pure nel coro, naturalmente. Salario fisso, salute ottima, denti sani, tengo 37 anni e sentimenti eletti. La presenza, la vedete.